Vuole, corriamo il rischio di essere ripetitivi, visto che ci siamo visti qui 2 giorni fa a presentare Musacci e Guarna, adesso considerando che sono l'ultimo, cioè quindi i preamboli adesso lui il preambolo forse diventa l'ultimo diventa ripetitivo, per cui abbiamo Romagnoli, che ormai avete già annunciato tutti quanti, adesso lo stiamo presentando così soddisferete la vostra curiosità e sentirete le sue dichiarazioni. Abbiamo preso un ragazzo giovane che di prospettiva riteniamo importante, che ci venga a dare una mano, non vogliamo caricarlo, come dicevo anche l'altra volta, di eccessive responsabilità, perché viene a far parte di un organico, riteniamo sufficientemente attrezzato, che comunque ha bisogno di un completamento, sia dal punto di vista numerico forse, ma dal punto di vista tecnico, per magari alcune carenze di determinati ruoli. Quello che ha fatto precedentemente l'avete certamente già sviscerato, è un giocatore che si è presentato, ha fatto la Serie C, ha fatto la Serie A, viene a riproporsi in un campionato importante come il nostro e con gli obiettivi che tutti quanti ci siamo prefigurati. La disponibilità sua mi pare che sia importante e quindi io non ho nient'altro da aggiungere se non dirvi: fate le domande che ritenete più opportune, al Presidente magari prima o a Romagnoli dopo, però decidete voi. Ma io ci terrei a dire una cosa, è importantissima, non entro nei discorsi tecnici, non sono in grado, ma lo Spezia, come da consigli sia del Direttore Generale di Inier Cipollini, sia del signor Vitale Pino, responsabile dell'area tecnica, investirà su dei giovani per poter avere dei risultati validi immediati, ma nello stesso tempo di dare un valore aggiunto alla società, alla squadra, come fece senza un grosso successo l'Empoli a rimanere per 13 anni tra A e B e vendendo dei giocatori, perché lo Spezia deve vincere ma deve anche ridurre se è possibile le spese con delle ottime scelte e far crescere i romagnoli a Spezia per vincere, per magari per venderlo, preferisci l'Inter o meno, o la Juve, non lo so, giusto? E questo è un po' il concetto nuovo, tant'è vero che hanno investito come nell'ultima settimana con un giovane portiere, avendo il 50%, con lui, con la scelta di poterlo avere, se non erro, sono investimenti che la mia famiglia volentieri fa per raggiungere immediatamente gli scopi che ci prefiggiamo, ma anche per avere delle soddisfazioni per loro e per noi per il futuro. Questo è il concetto. Prego. Vuoi dire qualcosa, Romagnoli? No, sono arrivato ieri, sono molto contento della scelta e ho già potuto allenarmi con la squadra e vedo con grande entusiasmo. Hai parlato prima magica di tutto lo sport. Hai parlato prima con Sansovini, prima di venire, ti sei confrontato, per sapere un po' com'era l'ambiente. Beh sì, con Marco ci siamo sentiti spesso, perché comunque siamo rimasti in contatto e mi ha parlato molto bene, quindi ma comunque conoscevo l'ambizione della piazza e quindi non ho avuto esitazioni ad accettare subito. Ecco, per quanto riguarda la disposizione della difesa 3? Posso giocare in tutti e tre i ruoli della difesa 3. Quindi non hai problemi. No. Mancino, sono a destra. Se tu vieni dall'ultimo Milan alla prima gara che hai vinto qualcosa, era un'immediata buona, diciamo, quella? Sì, avevamo vinto la Coppa Italia della primavera. Sì, era una bella squadra. Ecco, a Pescara avete avuto questo luminare, Leon. Come ti sei trovato? Ma benissimo, io l'ho avuto anche l'anno prima a Foggia. Tu ti aveva portato l'anno dopo richiedendoti? Sì, ma mi ha chiamato e mi ha portato a Pescara, quindi non posso che parlare bene di lui. Vabbè, i risultati del Pescara dell'anno scorso lo dimostrano. Quest'anno invece come è andata? Ma quest'anno c'è stato il cambio di allenatore, comunque vabbè, la squadra del Pescara ha 20 punti, quindi è comunque in linea con quelli che sono i suoi obiettivi. Personalmente, vedendo di avere poco spazio, ho preferito guardarmi intorno e ho trovato una società in cui
ho la possibilità di esprimermi. Parli di poco spazio, però hai fatto da titolare, no? Quelle partite importanti anche contro l'Inter, Napoli, cioè sì, vuol dire ancora di più tu, quindi c'è un po' di ambizione diversa? No, mi è stato comunicato che le scelte sarebbero ricadute principalmente su altri, quindi ho optato per questa scelta qua. Questo da bere quando in poi? Sì. Sì, sì, no, non è che ho nessun problema, io ho semplicemente preso atto e ho fatto questa scelta. Diciamo che sono anche stati corretti, sì, sì, ma avresti giocato poco. Pensi di essere l'ultimo nel Pescara che viene qua? Non lo so. domanda capziosa si definirebbe, però, da giornalista. Noto, quali sono delle voci? Non lo so. Questo ce lo dirà il Presidente. Onestamente lo dovete dire al direttore generale, perché non seguo molto. Direttore generale e direttore sportivo non si sbottone. No, mentre lo senta lei che dice io. Vi dico il perché. Ecco perché quando il nostro direttore generale e il nostro responsabile dell'area tecnica si rivolgono con volute società, sapendo che lo Spezia ha cambiato il presidente o la gestione, forse ha più disponibilità finanziaria, chiedono due volte il valore reale dei giocatori. Perciò devono mantenere segreti i loro piani per riuscire a pagare qualcosina in meno, perché già chiedono il doppio. Questo è uno dei motivi principali. Però io ho visto che appena concludo ve lo dicono subito, no? Perché sì, prima di saperlo io, lo sapete voi, perciò non è. No, una cosa è certa, che sia il direttore generale che soprattutto il responsabile dell'area tecnica sceglieranno gli altri giocatori, se sono naturalmente interessati a venire, per migliorare la situazione. Questo è un dato di fatto. Se non ce la facciamo a gennaio è ancora lunga la storia. Non dobbiamo andare, spero di andare al più presto possibile nella serie superiore, però se si va tra un anno o tra due non cambia niente, l'importante è andarci e starci per tanto tempo. Quello che era importante era creare la struttura per riuscire a mantenere la società non per un anno, ma per tanti anni in una situazione migliore. No? Va bene, uno di quelli po' che non è nascosti è Scolzini, com'è la situazione? Ecco, lui lo sa bene. No, perché noi tutti lo sa sempre il Presidente, perché noi della comunità ci dice così. Siamo una trattativa, tanto Nelson dice.